Buon pomeriggio a tutti. Allora, la presentazione che farò la troverete anche nei pochi fogli che vi ho dato. Chi lo desidera avrà naturalmente sia il formato elettronico che quello cartaceo a vostro piacimento. Allora, lì vedete la composizione del gruppo di cui immeritatamente sono coordinatore, che come vedete si occupa di un ampio spettro di possibilità di tipo analitico, modellistica molecolare, volgarmente la chiamano EV chemistry, mira alla televisione, e la sintesi. Io, come forse lo vedete anche dai titoli, mi occupo in particolare di analitica. Analitica vuol dire misure accurate e precise. E a questo proposito, verso alla fine, diciamo, della presentazione, vi racconterò una breve storia simpatica, vera, su che significa misure accurate e precise. Allora, nel presupposto che l'audience sia composita, quindi studenti principalmente di farmacia e CTS, e forse anche di altre discipline, di altri due corsi, ho riportato qui nelle prime due figure che trovate le tesi compilative e poi quelle sperimentali che sono o in atto, ve lo dirò, oppure già fatte, tanto per cominciare a darvi un'idea di che si tratta, quali sono gli argomenti. Sapete, farmacia può scegliere tesi di compilazione o sperimentale, la valenza è la stessa, la dignità, diciamo così. Il periodo è diverso, meglio, è diverso da quello previsto per la tesi sperimentale del CTF, no? Non meno di 6 mesi farmacia, non meno di 12 per il CTF per ora, poi se cambia non lo so. Allora, i primi tre titoli sono tesi che sono tuttora in corso e riguardano tesi di compilazione, riguardano i cannabinoidi, la medicina ambientale e le malattie rare. Forse sapete che la definizione di malattie rare stimate all'incirca nel mondo tra 7.000 e 8.000 su base certificata di origine genetica. E in Europa la definizione di malattia rara assegna a una incidenza dello 0,05%, cioè 5 casi su 10.000. E le malattie rare sono un particolare oggetto di ricerca del mondo accademico perché, come potete immaginare, l'industria è poco attratta, no? Visto il ridotto numero dei pazienti, ahimè, da una parte va bene, dall'altra va male, quindi, diciamo così, per certi versi è un compito un po' riservato all'Accademia, non riservato, ma insomma a cui l'Accademia, l'Università si rivolge abbastanza naturalmente, proprio per gli studi istituzionali e per un tempo meno stringente a disposizione. Dopodiché il ruolo dei metalli pesanti nella neurodegenerazione, li vedete in azzurro quelle che riguardano un po' malattie, sindromi metaboliche o simili, emicrania, memoria, la dipendenza, l'Alzheimer, e poi gli aminoacidi nella fisiologia umana e gli acidi biliari in fisiologia e in patologia, come sono gli ultimi due titoli, riguardano un altro argomento particolarmente caro, diciamo, al gruppo di ricerca, acidi biliari e aminoacidi, li ritroveremo anche, infatti, tra le tesi sperimentali, suddivise anch'esse per blocchi. Nel primo caso una tecnica cromatografica di cui vi parlerò un po' in particolare sarà quella del secondo gruppo, ma prima iniziamo con quella che storicamente ci riguarda un po' più da vicino, la ricerca nel campo degli steroidi, in particolare acidi biliari, e vedremo anche il perché, e quindi sia semplici separazioni cromatografiche oppure la individuazione, la costruzione, l'implementazione anche di indici cromatografici derivati per studiare il comportamento, le prove preliminari ineludibili per quanto riguarda un possibile sviluppo verso i farmaci. E poi una particolare tecnica cromatografica di separazione di enantiomeri, la cromatografia a scambio di ligandi, di cui parleremo un po' più diffusamente,
Non è escluso l'impiego di fasi stazionarie diverse, particolari, per separazioni altrettanto particolari, aminoglicosidi, antibiotici, oppure applicazioni cow milk nel latte, per stabilire in una maniera abbastanza diretta e forse soprattutto più precisa la condizione pre-mastitica delle mucche da cui viene prelevato il latte. Potete immaginare, se non lo sapete, come ovviamente la mastite ha diversi gradi di pericolosità, di incidenza, di presenza di cellule somatiche particolari, e quindi stabilire quando un latte è idoneo alla commercializzazione, quindi sia esente o tollerabilmente presente per un certo numero di conta delle cellule somatiche, questo è possibile farlo anche attraverso una metodologia che abbiamo messo a punto, come pure in alimenti e matrici biologiche, formaggi in particolare. Abbiamo determinato l'invecchiamento, i trattamenti, le possibilità di deperimento organico attraverso la conversione dell'L-aminoacido naturale presente nel formaggio in D-aminoacido, a testimoniare possibili conversioni dovute a una cattiva conservazione, invecchiamento soltanto, da vedere. E allora, iniziando un po' quello che può essere gli aspetti pratici, quindi le tesi sperimentali, perché per quelle, come dire, di compilazione sono a vostra disposizione. La scelta dell'argomento viene fatta insieme, molto spesso sul suggerimento dello stesso studente. Questo riguarda naturalmente solo farmacia. A meno che non ci siano già state fatte recentemente su quell'argomento, sono ben contento di soddisfare la richiesta. Nelle tesi sperimentali c'è un po' più di costrizione. Non andremo ad affrontare argomenti né di tipo analitico, ma vorrei dire nemmeno di tipo sintetico o di studio di modellistica molecolare su qualcosa di vostra scelta, a meno che non sia vicino, in linea con argomenti di ricerca pur ampi e numerosi svolti da tutto il gruppo composito. Io vi faccio vedere in particolare questi due aspetti della, diciamo, della chimica, nel senso della separazione degli acidi biliari e poi delle separazioni virali in particolare. Ma da un punto di vista sintetico, di modellistica molecolare, dovete avere la pazienza di aspettare la prossima settimana. Credo che i miei colleghi del gruppo vi possono illustrare nel dettaglio quali sono le specifiche tematiche di ricerca. È noto che gli acidi biliari hanno una serie molto elevata di funzioni, sicuramente avete fatto già e quindi trattato un po' di più da vicino il comportamento fisiologico e quello in patologia. Quello che si conosceva da tempo, e cioè la funzione di solubilizzazione e trasporto dei lipidi e delle vitamine liposolubili, viene anche però affiancato da altre caratteristiche peculiari degli acidi biliari: la compressazione di calcio e ferro, la loro stessa neosintesi, quindi una sorta di feedback per il controllo omeostatico della sintesi a partire dal colesterolo nel fegato. Più recentemente, 15 anni fa, la scoperta che gli acidi biliari hanno anche un ruolo diretto. Se ricordate le definizioni di farmaci ad azione diretta e ad azione indiretta, dedurrete subito che l'azione diretta significa che hanno una interazione recettoriale, con recettori addirittura non solo in alcuni casi di superficie, ma anche nucleari. Ed è proprio sui recettori, su questo secondo aspetto di interazione diretta con sottotipi recettoriali, che è stato sviluppato, creato, sintetizzato, uscito dai nostri laboratori in una acido biliare di semisintesi che ora è in commercio non in Europa ma in America da un po' più di un anno. Stiamo aspettando che arrivi anche da noi.
cos'è che facciamo noi? Noi studiamo le fasi iniziali e quindi la caratterizzazione chimico-fisica di nuove molecole a potenziale attività biologica. Nel caso degli acidi biliari, uno dei parametri da studiare subito, immediatamente, perché se non va bene si scarta, si butta via, è la concentrazione micellare critica, che è quel parametro che si misura, e vedremo fra un attimo come, relativo all'aggregazione, alla formazione di micelle, no? Che sono aggregati multimerici dovuti al fatto che, come sapete, gli acidi biliari sono un po' dei detergenti, dei saponi, testa polare, coda lipofila, grosso corpo, no? E qui lo vedete un po' idealizzato, la schiena è praticamente lipofilica, quasi sempre, certo lì è più facilmente evidenziabile nell'acido folico, e la parte cavità invece è idrofilica, quindi l'aggregazione iniziale schiena a schiena, che poi propaga anche attraverso i legami idrogeno, attraverso le facce idrofiliche, porta ad aggregati. La misura è molto importante perché depone per misura la detergenza. La detergenza è molto importante perché un aminoacido troppo detergente può causare neoplasie per lisi delle membrane fosfolipidiche. Quindi bisogna bilanciare molto bene questo aspetto. E questo è solo uno tra i principali, sì, ma uno dei tanti aspetti. Come si misura? Si misura attraverso diverse metodologie invasive, in pratica l'uso di coloranti che si aggiungono di fatto alle micelle e con l'entità della loro aggiunta si misura la variazione UV visibile, oppure per metodi non invasivi come indici di rifrazione, conduttimetria o più facilmente la spettrofotometria, dove vedete qui due bracci di fatto, quello iniziale che testimonia la presenza di monomeri, fino a che comincia a piegarsi, vedete la curva o la pseudoretta, a significare che è avvenuta la prima unione di due acidi biliari, a formare una iniziale micella. Questo processo di aggregazione prosegue su questo secondo tratto per terminare in questo punto. Quindi in questo modo possiamo determinare anche la grandezza delle micelle, quando inizia e quando finisce. Prima ci sono monomeri, dopo non ci sono più multimeri, aggregati superiori. Dopodiché, per fare questo, che sono misure un pochino statiche, perché bisogna preparare l'acido biliare a diverse concentrazioni, misurarle e così via, abbiamo messo a punto quello che vi dicevo un po' all'inizio, un indice cromatografico derivato, in modo da calcolare rapidamente, quasi direttamente, attraverso una cromatografia a gradiente, e qui sta il punto, che permetta però, con questo cambio dinamico, no, della composizione della fase mobile, il gradiente, di tirar fuori subito l'informazione. In questo modo, con l'indice ICHI, Chromatographic Hydrophobicity Index, otteniamo la valutazione della detergenza, della concentrazione micellare critica in maniera diretta, con una solo run, una sola corsa. Bene. Secondo grosso blocco, separazioni e risoluzioni chirali. Non so se avete già chiaro, per esempio, la differenza tra separazione e risoluzione. Sono due concetti, due misure, due grandezze totalmente diverse, che semanticamente, da un punto di vista di terminologia, possono essere sinonimi nella lingua, ma non nella analitica. La separazione vuol dire la differenza fra due picchi. Facciamolo qua per esempio. Questi sono due picchi separati. Questi sono due picchi separati e risolti. La separazione è un evento termodinamico, attiene all'equilibrio in soluzione dell'analita e della fase mobile, complice la fase stazionaria.
la risoluzione, il fattore di risoluzione invece è un parametro cinetico, attiene alla velocità e capacità di trasferimento di massa. E quindi separazioni e risoluzioni chirali ne facciamo in abbondanza, perché quello che di fatto in altri termini possiamo dire è il nostro compito è quello di sviluppare metodi per avere separazioni efficienti e, come dicevo all'inizio, precise ed accurate. E il primo caso che ha dato il via un po' allo sviluppo del settore analitico nel gruppo è quello dell'AIDA, l'acido aminoindandicarbossilico, che è ancora oggi un tool farmacologico venduto dalla compagnia, perché lui è il prototipo degli antagonisti dei recettori metabotropici del glutammato del gruppo 2. Come abbiamo fatto? È lì che abbiamo scoperto e messo a punto la nostra tecnologia di cromatografia chirale a scambio di ligandi. Che vuol dire lo scambio di ligandi? Vuol dire che c'è, come vedete qui, l'analita, che è prodotto convenientemente con una sintesi non enantioselettiva, quindi producendo quindi un racemo,